Ciao ormai, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pirates. Io sono Mazzetes e mentre stavo visitando la città di Sant'Agostino dopo aver accompagnato il governatore, questo carissimo tizio non vende più, non mi vende, non mi vuole vendere una mappa, ma è effettivamente uno di quegli oggetti di cui vi parlavo. Questo qua è un violino tech record e tira sul morale dell'equipaggio nei lunghi viaggi. Può essere nostro per 800 pezzi d'oro. Io dico che assolutamente ne vale la pena perché 800 pezzi d'oro attualmente non sono troppi per noi. L'olonese, sì, l'abbiamo già incontrato prima. Bien. Ok. Bon, detto questo, ci vediamo tra un attimo. Andrò a cercare con la mappa del tesoro il tesoro che ci interessa attualmente. Ok, credo che dovremmo esserci, ragazzi. Dice di cercare a est di Campece. Questa qua mi sembra effettivamente la zona descritta dalla mappa. Come isola, diciamo come costa. Quindi direi che dobbiamo assolutamente invertire la rotta e andare a tutta birra. Verso quella direzione. La ciurma è un po' triste, diciamo, anche perché è un po' che non abbordiamo nessuno. No, avevamo abbordato forse il pirata là, ma niente di che, insomma. Forse dovremmo abbordare qualche cosa di contrabbandiere francese. Dai, andiamo. Sì, pinacolo francese lo attacchiamo. Pochissimi uomini. Mancato, Kaiser. Preso. Sta scappando veloce, porca miseria. Però non vorrei colarlo a piccolo, vorrei solo. No, mancato del tutto. Vorrei abbordarlo in modo da prendere tutte le ricchezze che avranno sopra perché sono dei contrabbandieri, quindi. No. Sta scappando e sta andando alla mia stessa velocità, tra l'altro. Fermati! Il mare è sempre più scuro, ho paura che ci stia scappando del tutto. 5 nodi, no, forse lo raggiungiamo. Ah, non ha più cannoni, gli abbiamo distrutto i cannoni. Speriamo di beccarlo. No, eravamo troppo lontani. Nove nodi stiamo andando, otto nodi. Ah, dice fuori dalla torportata, infatti. Ma è troppo lontana, ma questa qua ci scappa. Ci scappa, mannaggia la miseria, ci scappa. Dobbiamo avvicinarci ancora un po', cercare di prenderla con i cannoni. Questi qua con le palle incatenate in modo da distruggere gli alberi e da impedire che scappi. Ok, nodi 1, 2. Sta facendo fatica ad avanzare adesso. Infatti forse la prendiamo, forse la prendiamo. Sì, ragazzi, ce la facciamo. Ragazzi, ciurma! Ammainare la bandiera. Perfetto, si sono arresi senza neanche lottare. Vabbè, 276 pezzi d'oro non sono chissà che cosa, però prendiamo tutto il cibo. Prendiamo gli articoli di lusso di 5 tonnellate che non sono niente male. Quella la teniamo, la venderemo appena possibile. Non vale praticamente niente, però
Proviamo questo covo pirata, magari ce la prendono. Consultare il maestro d'ascia. Vediamo se questa qua me la prendi. 10 pezzi d'oro, vabbè, sempre meglio di niente. È un pinnacolo alla fin fine, è veloce, ma vabbè, niente di che. Ah, quello potenziamento palle incatenate, ma non mi interessa. Visitiamo la taverna, vediamo cosa c'è di interessante, già che siamo qua. Della gente, però. Ah, raccontami tutto, la città di Barbados. Barbados è una ricca capitale inglese, ha una popolazione di 6.000 cittadini. Il presidio è composto da 420 soldati. Qui i commercianti dei Caraibi troveranno spesso un eccellente mercato per le spezie. Può fornire travicelli di ferro. Ok, cibo 7, articoli di lusso 16. Bueno, 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 bueno. Proviamo a parlare con la. Locandessa. Un colpo basso veloce come il fulmine. Ok. Può essere interessante da ricordare. Se siete stato presentato, dicono che sia una vera bellezza. No, niente ciurma in più perché siamo abbastanza a posto. Parliamo con il capitano. Proviamo a vedere. Non è il momento adatto. No, perché non so bene cosa. Dovrei andare un po' contro gli spagnoli. Ha un sacco di galeoni ricchi quelli. Cerchiamo di, ecco, scappare un po' dalla tempesta e di muoverci magari un po' per cercare di arrivare. Ma gli altri sono ancora con un morale un po' triste. Andiamo a prendere magari un galeone spagnolo. No, non ancora. I francesi però è anche vero che hanno quella più sexy di tutte. Quindi direi che è un buon motivo, no? È un buon motivo per scegliere conquistare, quello di chi ha la figlia più sexy di tutti. No, questo giro non andiamo contro i francesi, dai. Prossimi spagnoli che troviamo, magari. Prossimi spagnoli che troviamo, li attacchiamo. Oh, spero che non sentiate tutto questo rumore. Marco88 che sta cercando di contattarmi con chat di Steam, ma non posso rispondere adesso. Quindi, nave Perredona spagnola. Riusciamo ad andarci contro? La prendiamo, la prendiamo, la prendiamo, 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 prendiamo. La prendiamo, la prendiamo, la prendiamo, la prendiamo, prendiamo, prendiamo. No, Marco, non ci sono adesso. Marco, non ci sono adesso. Galeone veloce spagnolo. Noi vorrei delle palle incatenate più che altro. Oddio! È mancato in pieno. Sì, anche noi però. Dobbiamo cercare di fare l'abbordaggio perché loro hanno tanti uomini, sì, è vero però. Magari col capitano riusciamo a cavarcela. Vediamo cosa. Oddio, è velocissimo. Oddio, è stratostissimo questo qua. Sì! Perfetto! Speriamo di non aver perso troppa ciurma piuttosto mentre lottavamo, perché se per caso ci sono morti tutti. Eravamo in netto svantaggio come uomini, diciamo. Vabbè, no. 18, sì, dai, prendiamoli. Sì, 847 pezzi d'oro saccheggiati, grandioso. E prendiamo anche un sacco di cibo.
Però non avevano tanta roba, alla fin fine. Tanti cannoni, sì, ma... Vabbè. Prendiamo anche i cannoni, che non fa male. Così magari i nostri uomini sono un pochettino più... presi a bene. Non lo so, in realtà, però... No, non andiamo alla banana. Seguiamo questa, ha detto che sono dirette campeggio, ma forse sono troppo lenti per noi. Andiamo a vedere se qua hanno... Vendiamo quella là che ci rallenta di sicuro. Maestro Dasha, questa qua la vendiamo... No, aspetta, prima devo vendere della roba, però ci dà un sacco di soldi, per quella. Ripariamo questa, quelle non sono da riparare, no? E questa la vendiamo, vendiamo anche questa. Devo liberarmi di un po' di roba. Vediamo se... qui... No, in taverna. Aspetta, lui cosa ci vedo? Sì, vabbè. Conquistare le città credo che ci penseremo prima che non un'altra volta, a vedere un po' come funziona. Commerciare col mercante, scusate, vendiamo un po' di cibo, un po' di zucchero, però non vale la pena. Vendiamo le spezie che abbiamo rubato. No, ma non ho più soldi su quel Kaiser. E niente, allora andremo a vendere in un'altra città, ragazzi. Mi spiace, ma canone di guerra indiana. Là c'è il covo pirata. Pamplona, ma noi siamo diretti altrove, altrove, l'equipaggio è normale. Dovremmo fare la divisione del bottino prima o poi. E vedremo un po' cosa succede. L'olonese, ah, fermati, intanto noi non ci fermiamo. È triste l'equipaggio, è molto triste. Qua è... Dove siamo adesso? Ok, siamo dalla parte giusta. Dobbiamo provare a sbarcare qua. E vedere un attimo dov'è. Allora, noi. Uno, status flotta e guardiamo invece mappa del tesoro. Baracca abbandonata, totem indiano, albero secco. Dobbiamo andare a cercare degli alberi secchi. Quello cos'è? È un albero secco? Cos'è questo? Ah, questo è già direttamente il tesoro. E vediamo cosa abbiamo trovato. 4.000 pezzi d'oro! Sì! Spettacolo, eh? C'è un tempio Inca. L'albero secco. Possiamo andare a visitare il tempio Inca, tipo? Succede qualcosa se andiamo a visitare il tempio Inca? No. Baracca abbandonata. L'idolo Inca, là. Vabbè, perfetto, ragazzi. Abbiamo preso anche un tesoro. Detto questo, io credo che per questo episodio possa essere abbastanza. Andiamo solo magari a vendere la nave e a parlare col governatore, col sindaco. Buoni progetti per... Mi aspetto che proteggerete la mia nave. Ah, a Florida Keys deve andare. Va bene. Sì, va bene, dai. Però lo faccio dopo off-camera. Visitare la taverna, ci danno qualcosa? Una mappa segreta pirata Blackbeard. Affare fatto. Poi andremo a cercarlo. A est di Campeche sempre. Boh, vedremo. La tizia. L'ottavo pirata più famoso di tutti. La Habana, dobbiamo andare a vendere lo zucchero, perfetto. Mercante. Cibo buono. Buono, costa poco il cibo. Buono, buono, buono. Prendo tanto cibo. Articoli di lusso vanno bene. Vendo gli articoli di lusso. Vendo le spezie, sì, dai. Lo zucchero invece dice di andare a... no, Maestro Dasha. Qua
Questa la vendiamo a 546. Sì, la vendo. Non importa, anche se abbiamo dovuto dar via delle merci. Tanto adesso comunque. Boh, per questo episodio allora è tutto. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, ragazzi!